della rivista di studi corporativi. Però Perrone ha fatto degli studi, avendo preso le carte, ma anche per suo interesse diretto personale, sulla formazione storico-politica di Ernesto Massi, andando a riprendere il discorso durante il fascismo, cioè quella, diciamo prima con l'amico professor Caccamo, non è scindibile in realtà il geografo dal politico, e quando lui inizia i primi passi nell'ambiente, nell'ambito della geografia, in realtà inizia anche i primi passi nell'ambito di un impegno di carattere culturale, sempre culturale, culturale all'interno del regime fascista. Ecco, vediamo questo per vedere poi questa relazione, avremmo dovuto farla all'inizio, ma insomma la facciamo adesso, va bene lo stesso, e ci spieghi un po'. Innanzitutto voglio ringraziare lei e il professor Salvadori per aver dato vita al convegno. Che doveva venire, adesso sì. Penso che arriverà tra poco. E comunque, ecco, io ho analizzato le carte dell'archivio di Massi, che sono state acquisite dalla Fondazione Spirito e Buon Spirito Renzo De Felice, e ho in particolar modo posto l'accento sulla situazione milanese, o meglio, sul ruolo svolto da Massi nella Milano degli anni 30-40. Però prima di questo bisogna partire da un presupposto, o meglio, che la documentazione dell'archivio Massi è stata utile, ma ho raccolto altri documenti per avere un quadro più completo, sia negli archivi storici dell'Università di Trieste che della Cattolica di Milano, e poi nell'archivio centrale di Stato di Roma e Milano, e anche presso la figlia di Niccolò Gianni, l'archivio privato di Diana Gianni. E ho in qualche modo ripercorso quelli che sono i temi salienti dell'attività svolta da Massi nel capoluogo lombardo e nell'Italia settentrionale negli anni 30 e 40 del secolo scorso. Dunque, dopo la laurea in scienze economiche e commerciali conseguita a Trieste il 15 novembre del 1930 con il professor Franchini con una tesi di storia economica, il giovane studioso di origine triestina Massi svolse per l'anno accademico 1930-31 il ruolo di coadiutore nell'Istituto di Geografia Economica e dal 1 novembre 31 al 31 ottobre 32 quello di assistente volontario del professor Giorgio Roletto, sempre nel suddetto istituto, e fu redattore capo della rivista La Cultura Geografica, che uscì per 3 anni, dal 30 al 32, sempre edita presso l'Università di Trieste. Va notato che il termine, cioè la denominazione La Cultura Geografica, si rifaceva alla famosa rivista quindicinale, diciamo usciva in periodi quindicinali mensile, di Cesare Battisti, che era uscita per un periodo circa un anno o due alla fine dell'Ottocento. Per quanto riguarda Massi, da un certificato datato 31 gennaio 1930 riguardante il casellario giudiziario, si scopre che in realtà il suo vero cognome era Macek ed era stato ereditato dal padre, che era un alto ufficiale dell'impero austro-ungarico e probabilmente di origine croato-slovena, ma più croata, perché poi fece degli esami, ho scoperto, in serbo-croato proprio all'Università di Trieste. E dalla documentazione disponibile dell'Università di Trieste si scopre che l'iscrizione di Massi alla Federazione dei Fasci di Combattimento e proprio alla Federazione di Milano avviene il 6 novembre 32 con residenza nel capoluogo lombardo presso via Conizuglia 54. Dal 1934, dopo che nei mesi precedenti Gustavo Cumin, che aveva abbandonato il suo ruolo di assistente ordinario del professor Roletto, venne indetto un concorso e la seduta vide la presenza di un certo numero di partecipanti, fra cui lo stesso Massi, che qualche giorno dopo, il 28 novembre, vinse il concorso da assistente. Dal suo curriculum vitae emerge però che lo studioso triestino, nell'anno accademico 1933-1934, era già stato assistente al seminario di geografia dell'Università Cattolica di Milano e supplente incaricato in scuola di avviamento al lavoro e poi nel Regio Istituto Commerciale di Milano e Venezia, e una serie di pubblicazioni varie, fra cui l'ambiente geografico e lo sviluppo economico del Goriziano, che gli avevano dato una certa importanza nell'ambito accademico, cioè l'avevano in un certo qual modo reso importante grazie al fatto che la pubblicazione era avvenuta con un docente dell'epoca che era il professor Milone, conosciuto anche negli anni successivi nel dopoguerra.
Con una missiva datata 31 dicembre 1934, Massi, scrivendo al magnifico rettore dell'Università di Trieste, avverte che nonostante abbia ricevuto la lettera di nomina di assistente ordinario all'Istituto di Geografia, ringrazia per la fiducia dimostratagli, ma non può accettare l'incarico perché è troppo coinvolto negli molteplici impegni milanesi. In quell'anno, infatti, il giovane Massi era diventato assistente volontario del professore Mangeroni e svolgeva attività di direttore culturale presso l'Istituto Coloniale Fascista della sezione Lombarda. La nomina all'Istituto Coloniale e naturalmente alla Cattolica di Milano era motivata dalla preparazione raggiunta da Massi nel campo coloniale, grazie agli studi e alle lezioni del professor Roletto, seguite all'Università di Trieste, e negli anni che vanno dall'iscrizione alla Facoltà di Economia e Commercio, ovvero dal 26 al 32, come si evince dalla documentazione conservata presso l'Archivio Storico Triestino. All'epoca Milano rappresentava in qualche modo il luogo d'origine e il fulcro stesso del fascismo, dove, come afferma Cesare Solari, era avvenuto il primo bivacco tra futuristi, arditi e nazionalisti per la nascita del movimento che nel giro di qualche anno riuscì a prendere le redini della nazione. La capitale lombarda costituiva soprattutto il centro dell'organizzazione politica per Mussolini, che fino al 1921 non volle assolutamente spostare dal capoluogo lombardo a Roma l'attività del partito, come avevano invece proposto al congresso del PNF i suoi fedelissimi, al congresso tenuto nella capitale d'Italia i suoi fedelissimi. Milano era in sostanza la capitale romana, morale, ma il fulcro stesso dell'attività politica, culturale, economica e industriale del paese. Nel giro di pochi mesi, però, Mussolini cambiò strategia, iniziò a rifarsi al mito imperiale di Roma e il suo atteggiamento nei confronti della capitale italiana mutò radicalmente, ma l'interesse per il capoluogo lombardo rimase fortissimo. Fortissima era anche l'ostilità, naturalmente, nei confronti del movimento nel capoluogo lombardo. I fascisti infatti erano riusciti a farsi strada grazie alla forza e al coraggio di un gruppo di uomini che, tornati dalle trincee, non temevano più nulla ed erano decisi ad usare ogni mezzo possibile per cambiare le sorti dell'Italia. Lentamente, nonostante una certa avversione a livello operaio nelle classi colte, il fascismo però riuscì a farsi strada grazie al contributo di uno dei primi aderenti al fascio primigenio, Mario Giampaoli, personaggio che rappresentava l'anima degli arditi e il trait d'union fra il mondo dei combattenti e il movimento fascista. Nominato federale, divenne presto un personaggio scomodo, soprattutto per le sue compagnie poco raccomandabili e per un passato da rapinatore. Tuttavia, nonostante questo curriculum vitae, Giampaoli era molto rispettato tra gli operai, presso cui si recava molto spesso per aiutare i fascisti che militavano nel movimento, dagli altri operai che gli osteggiavano con forza. In più aveva creato un originale sistema sindacale tra operai e imprenditori che ringraziava le maestranze. Con il passare del tempo, in particolare dal 1928, dopo una serie di lettere anonime che denunciavano la vita e le amicizie del federale, si sentì la necessità di allontanare Giampaoli dall'attività politica del fascismo milanese, grazie soprattutto all'intervento di Achille Starace, inviato nel capoluogo lombardo da Mussolini, anche e soprattutto per favorire l'apertura del nuovo Stato a tutti i ceti sociali, nessuno escluso, evitando tensioni che avevano messo in cattiva luce l'attività del PNF. Il fascismo riuscì così a radicarsi a partire dalla crisi del 29 e progressivamente nell'opinione pubblica lombarda. Per lungo per tempo infatti non era riuscito ad aprirsi un varco e la situazione poi si è acuita con il l'omicidio del deputato socialista Matteotti avvenuto nel 24. Ma la cosa più importante era che dopo la conquista e il controllo di Milano dal punto di vista politico mancava il controllo delle istituzioni culturali. Gli istituti culturali, in particolar modo il più resistente ai fascisti, era il Circolo Filologico Milanese, che era un circolo molto importante perché era nato il 12 giugno del 1872, ma in qualche modo voleva aprirsi ad ogni ordine di cittadini nella considerazione che la cultura non potesse essere monopolio di pochi, ma dovesse divenire patrimonio di tutti. Quindi da quel momento, nel 1905, il circolo ottenne il riconoscimento di ente morale. Tra il 1909 e il 1920 il circolo visse la sua età aurea, fiorenti corsi di lingue, frequentatissima la biblioteca, affollate le sale di lettura con 300 quotidiani e periodici. In più
più nelle ore serali si svolgevano lezioni di cultura e conferenze su più svariati argomenti, letterari, etici, storici, artistici, scientifici. E il circolo divenne praticamente il principale centro culturale cittadino, in cui parlarono grandi studiosi come Achille Ratti, poi Papa Pio XI, padre Agostino Gemelli, Gaetano Salvemini, Arturo Labriola e Ettore Romagnoli. Fra le tante iniziative nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale vanno ricordate le cerimonie per ricordare Ada Negri, Ruggero Ruggeri, Luigi Pirandello e Pietro Mascagni in occasione del cinquantenario della Cavalleria Lustigana. Nel 1925 poi il salone era stato aperto anche al poeta indiano Tagore e alla figlia di Tolstoi, Tatiana, e infine nel 1931 Giovanni Gentile celebrò il centenario della morte di Hegel. Il circolo filologico quindi costituiva una delle ultime istituzioni culturali a non finire sotto il controllo del fascismo. E a un certo punto Giampaoli decise in qualche modo di far intervenire in massa i fascisti, cioè in qualche modo dovevano iscriversi al circolo per avere una maggioranza. E a questo si opponevano alcune figure, fra cui Tommaso Callarisconti, che era una sorta di cattolico liberale, se non vado errato, e Stefano Iacini, segnalati dalla polizia politica per attività antifascista, eccetera, tant'è che avevano creato una commissione, Galanti-Scotti aveva creato una commissione affinché i fascisti non potessero entrare, o meglio, al momento delle iscrizioni gli si facevano determinate domande per capire qual era la loro posizione politica, e in modo tale da escluderli. E, però questo durò poco, perché nel 26-27 Mangiagalli prese il controllo del circolo filologico e alla fine i fascisti, con l'elezione del professor Carlo Emilio Ferri, riuscirono a controllare il circolo filologico. E il professor Emilio Ferri decise di puntare proprio alla modernizzazione dell'Italia attraverso il circolo, alla promozione culturale del popolo in linea con il pensiero risorgimentale e nazionale, di cui ribadivano di essere i promotori e in qualche modo i fascisti e coloro che avevano dato piena realizzazione attraverso il fascismo agli ideali che avevano animato il risorgimento. Nel giro di pochi anni, più esattamente nel 1937, il filologico aprì fra l'altro le sue porte anche alle donne, in linea col processo di modernizzazione di cui si fece promotore il fascismo. E da quel momento, oltre a poter prendere libri in prestito per consultazioni, le donne divennero socie del circolo e ottennero la possibilità di frequentare le sale del filologico per assistere a conferenze, dibattiti, incontri culturali e musicali. Un atteggiamento nei loro confronti che dimostrava una grande apertura rispetto al passato, in cui era assolutamente vietato alle donne accedere e partecipare alle manifestazioni culturali del filologico. Il fatto che il fascismo promosse così l'attività intellettuale e quella editoriale attraverso gli istituti e gli intellettuali che a partire dal 25 volevano rinnovare lo Stato della Nazione in funzione degli ideali promossi da Mussolini e dal suo movimento. Le sale inoltre del circolo filologico, a partire dalla presidenza del professor Ferri, che andò diciamo dalla fine del 27 al 1940, furono adibite per ospitare alcuni istituti che rappresentavano la nuova politica culturale portata avanti dal fascismo. Il Centro di Studi Internazionali sul Fascismo, l'Istituto di Studi Corporativi ed Autarchici, la sezione lombarda dell'Istituto Coloniale Fascista e molto probabilmente anche l'idea di fondare l'Istituto di Studi Politici Internazionali, il cosiddetto ISPI, grazie all'apporto di alcuni giovani universitari della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pavia e di Milano, tra cui un certo numero di collaboratori della Scuola di Mistica Fascista, che dopo aver conseguito due lauree intendevano costituire un'istituzione che avesse valenze simili a quelle di altri paesi, ovvero un centro studi di politica estera sul modello della Royal Institute of International Affairs di Londra o della Foreign Policy Association di New York. Fra questi giovani vanno annoverati il futuro direttore dell'ISPI Pierfranco Caslini e ancora Annibale Carena e Geronimo Bassani e alcuni docenti quali Renato Sertoli Salis, Rodolfo Mosca e Mario Toscano. È in questo milieu culturale che mosse i primi passi a livello politico il giovane Ernesto Massi, dove ebbe l'occasione di incontrare molti dei suoi colleghi universitari impegnati anche nell'attività politico-culturale di nobilitazione del principio della nazione, come Niccolò Giani, il già citato presidente Carlo Emilio Ferri, Amintore Fanfani, Francesco Vito, Linassa De Legni, Pierfranco Caslini e Valentino Piccoli.
e a cui partecipavano con le loro conferenze anche nuovi illustri dell'epoca, come Agostino Gemelli, Enrico Solmi, Emilio Bodrero, Camillo Pellizzi, Giovanni Gentile, Franco Cerplantini e Roberto Foggia d'Avanzati, che erano questi ultimi due in particolare due valenti giornalisti. E fra l'altro Cerplantini, se non vado errato, era anche l'editore della Alpes. Il progetto dei giovani universitari pavesi si inseriva perfettamente, e milanesi si inseriva perfettamente nella strategia del fascismo di trasformare le facoltà di scienze politiche in una fucina per la preparazione dei giovani alla carriera diplomatica e all'amministrazione pubblica, ma riteneva dovesse servire come mezzo di divulgazione della scienza politica fra gli studiosi e i cultori della materia. La preparazione di massi venne subito riconosciuta dagli organi del partito e dalle stesse istituzioni che il giovane studioso frequentava assiduamente. Tra il 1932 e il 1934 infatti fu assistente del professor Mangeroni, come ha affermato in precedenza, presso la facoltà di lettere dell'Università Cattolica di Milano. A partire dal 1935 gli venne riconosciuta la libera docenza dopo un regolare concorso e ottenne la cattedra di geografia politica ed economica presso la stessa università, ma questa volta alla facoltà di economia e commercio. Da qui a breve, nel 1937, ottenne l'insegnamento anche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia, che mantenne fino al 1941, anno della sua partenza in guerra, come volontario. Nel 1935, 36 e 37 si recò in Germania per promuovere i rapporti internazionali col Partito Nazionalsocialista, accompagnando le delegazioni fasciste alla celebrazione per il centenario della Società Geografica di Francoforte nel 1935 e al Ministero Imperiale per le Colonie nel 1936. Infine nel 1937 in un tour lungo tutta la Germania, toccando le principali città tedesche con la sezione lombarda dell'Istituto Coloniale Fascista, la cosiddetta Missione Silva, per prendere contatti con le organizzazioni tedesche di Amburgo, Berlino e Monaco. In tali occasioni tenne alcuni interventi, tra cui un breve discorso di saluto ad Adolf Hitler e alla Società Geografica di Francoforte, in cui assimilò il fondatore della geografia politica tedesca, Friedrich Ratzel, al celebre statistico italiano Melchiorre Gioia, avanzando in qualche modo la teoria secondo cui esiste una tradizione geopolitica italiana che va da Giambattista Vico fino ai poligrafi del Risorgimento, quali Giandomenico Romagnosi, Carlo Cattaneo e lo stesso Gioia. In qualche modo questo riferimento a Gioia risaliva alla tradizione proprio geografica italiana, perché un saggio era stato pubblicato nel 1912 da un geografo italiano tale Goffredo Iaia. E negli stessi anni Massi ebbe modo di collaborare con la scuola di mistica fascista, sorta a Milano il 4 aprile del 1930 per volere del giovane Niccolò Gianni, con l'obiettivo di studiare e divulgare il fascismo composto di una dottrina universalmente riconosciuta come dottrina. La scuola stessa era nata come organismo collegato al GUF e sotto l'egida dell'Istituto Fascista di Cultura, istituto quest'ultimo sorto nel capoluogo lombardo nel novembre del 24 con a capo Dino Alfieri e poi successivamente presentato in tutta Italia e guidato da Giovanni Gentile a partire dal 1925. La scuola di mistica ebbe diverse sedi nel corso della sua esistenza, prima nella sezione del fascio primigenio di Milano, via Bergioglioso, e poi al terzo piano di via Silvio Pellico, e infine il 27 ottobre 1939 in via Paolo da Connobbio 35, dove si trovava un tempo la sede del quotidiano Il Popolo d'Italia, Il Popolo. In questo contesto il professore Massi operò pubblicando una serie di articoli di indubbio interesse per le analisi contenute. Il primo riguarda proprio la geopolitica italiana e risale al 1937, se non vado errato, 1941, che secondo Massi risale direttamente ai geografi italiani del Risorgimento, a Carlo Cattaneo e Cesare Correnti. Mentre l'altro articolo, dal titolo L'avvenire dell'Africa e della nuova Europa, sostiene apertamente con lungimiranza che il secondo conflitto mondiale potrà portare ad una graduale diminuzione dell'influenza europea a livello mondiale. A dimostrazione che i temi trattati dal professore Triestino erano di grande interesse e venivano dibattuti anche dai mistici della dottrina fascista. Per questo Massi è infatti annoverato sulla rivista tra i collaboratori della scuola di mistica e tra i partecipanti del convegno tenuto dalla scuola dal titolo Perché siamo dei mistici. Fra l'altro anche nel numero del 1940, uno dei numeri di geopolitica, c'è un articolo, un piccolo articolo molto breve in cui è dedicato a Perché siamo dei mistici, probabilmente scritto da Renzo Sertori Salis, che è sempre uno di quei professori che collaboravano
con Massi sia all'Istituto Coloniale e sia all'Università. Fra l'altro insegnava, se non vado errato, al Politecnico di Milano. E gli ottimi rapporti fra Geni e Massi sul piano politico-culturale sono dimostrati anche dalla presenza nelle carte dell'archivio Massi di tre lettere spedite dallo stesso Gianni negli anni che vanno tra il 1930 e il 1940, allo scopo di ricevere da Massi alcuni articoli di argomento geopolitico sulla situazione politico-militare dell'epoca da pubblicare sul quotidiano Cronaca Prealpina, di cui il fondatore della scuola di mistica fascista era stato nominato direttore il 14 novembre del 1937. Finora la ricerca degli articoli nelle biblioteche romane milanesi ha dato esito negativo per la pessima condizione in cui sono conservate alcune annate del giornale o per la mancanza di disponibilità delle stesse. È necessario osservare che l'attività accademica di Massi negli anni 30 e 40 venne sempre a coniugarsi con l'attività politico-culturale, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente all'epoca fra scienze e politiche. Documenti utili a conoscere l'attività scientifica e politica di Massi, sia a livello accademico che nel PNF, sono conservati nelle carte d'archivio, presenti qui adesso in fondazione, nel volume da lui redatto L'Africa economica, risalente al gennaio del 1941, e dove nell'introduzione il professore ricorda che la realizzazione del libro è avvenuta grazie alle lezioni universitarie tenute presso l'Università Cattolica di Milano e l'Università di Pavia, nonché durante gli incontri e le conferenze tenute presso l'Istituto Coloniale Fascista nel capoluogo lombardo e presso le sedi del PNF per la formazione dei giovani militanti del partito. In qualche modo a dimostrare che l'attività scientifica svolta nelle aule delle università di Milano, Pavia e Trieste non differiva molto da quella divulgativa e di natura politico-culturale tenuta con le ricerche e l'attività svolta nel campo coloniale dal 1934 in poi, prima come direttore culturale dell'Istituto Coloniale Fascista di Milano e poi quale direttore della Scuola Superiore Coloniale, poi quale presidente fino a luglio 1940 dell'Istituto Fascista dell'Africa Italiana di Pavia. E ancora durante le lezioni del corso di alta cultura coloniale, i corsi coloniali per insegnanti sempre tenuti a Milano, Trento, Pavia e Trieste, e ancora i corsi di preparazione politica, quelli di preparazione coloniale della donna, al corso di dirigenti di aziende industriali, e infine l'intervento al terzo congresso di studi coloniali di Firenze del 1937, con una relazione dal titolo La partecipazione delle colonie alla produzione delle materie prime, e i convegni poi coloniali organizzati dal GUF di Milano presso l'Università Cattolica del capoluogo lombardo nel 1936 e nel 1937. L'attività scientifica e quella politico-culturale andavano sostanzialmente a integrarsi vicendevolmente, favorendo la nascita e lo sviluppo della scuola di geopolitica italiana secondo i principi antideterministici che muovevano la stessa. Principi antideterministici che sostanzialmente si contrappongono e si contrapponevano a quelli deterministici della tradizione tedesca e in parte di quella francese, secondo cui è l'ambiente che influisce direttamente sull'essere umano, mentre per i geopolitici italiani è l'uomo che con le sue attività e il lavoro dà forma e modella all'ambiente geografico e naturale circostante in cui vive da secoli. Ma torniamo di nuovo all'attività politica di Massi. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, di lì a poco, lo studioso triestino decise di partire volontario il 6 febbraio 1941, dove venne inviato come capitano di fanteria e qui svolse attività di intelligence. E, grazie naturalmente alla conoscenza della lingua serbo-croata, favorì un rapporto di collaborazione fra italiani e tedeschi per la sua padronanza della lingua tedesca e naturalmente del serbo-croato. Successivamente venne inviato sul fronte russo, dove si distinse per il suo coraggio nel corso dei combattimenti contro i militari sovietici. Nel 1950, infatti, il Presidente della Repubblica, per conto del Ministero della Difesa, lo insignì della croce al valor militare per il coraggio dimostrato in Russia come capitano al comando del 35° Corpo d'Armata nell'aprile-settembre 1942 e poi nel dicembre dello stesso anno con la medaglia di bronzo al valor militare per il coraggio dimostrato quando al comando di un piccolo gruppo di commilitoni fece fuggire il nemico di gran lunga superiore in forze e mezzi. E infine insignito di un'altra croce al valor militare da capitano al comando del 12° Corpo d'Armata per la disciplina e lo slancio dimostrato nelle rischiose ricognizioni contro il nemico nello scacchiere della Sicilia occidentale il 3 agosto 1943. Al ritorno dalla Sicilia, l'8 settembre aderì alla Repubblica Sociale, dimostrando ancora una volta la capacità di conciliare attività scientifiche e impegno politico. Furono queste le cause per cui venne curato.
presso l'archivio centrale di Stato di Roma e presso gli altri archivi sono conservati alcuni documenti che attestano i motivi per cui venne allontanato dalla cattedra di geografia politica ed economica dell'Università Cattolica. Le cause sono legate al fatto che Massi aderì alla sedicente Repubblica Sociale e tenne un ciclo di conferenze nel nord Italia di natura politica, economica e militare. Fu in realtà uno dei pochi studiosi della Cattolica che subì un trattamento così duro. Nessun altro, nonostante i suoi trascorsi, perse la possibilità di insegnare nel mondo accademico come avvenne per Massi e per molti anni. Grazie. Tanto di Massi mi pare che si ampli molto, medaglia al valore Fronte Rosso, cioè, c'è anche un'immagine di Massi Guerriero. Il bronzo del Fronte Rosso sinceramente non lo sapevo, io l'ho conosciuto per decine d'anni soltanto e non sapevo questo. Quindi praticamente queste sono le ricerche che abbiamo cominciato e che continueranno ancora, perché il dottor Ferrone all'inizio di questo lavoro, che poi coinvolge anche gli aspetti più generali della geopolitica, quindi insomma grazie per questo intervento. Poi tu devi trovare una pupilla che non parla lui.